Digmat è il tutto. Dal 1981, tutto per costruire e ristrutturare casa. Igiene e sicurezza nell'ambiente in cui lavori. Scegli Puligen, prodotti e attrezzature per pulizie civili e industriali al tuo servizio. Is there no more? I'm trying to feed it all. I got inside. It just the thought kills me every fucking time. Love me, I die. Bentornati a Music Garage. Oggi con noi c'è Flame. Ciao. Ciao. Che piacere averti in studio con la tua band, che vorrei ci presentassi. Allora, abbiamo la chitarra Edoardo Blasetti. Ciao Edoardo, vecchia conoscenza, grande musicista. Poi chi altro? Abbiamo Umberto Buona alla batteria. Ciao Umberto, ben arrivato. E Vincenzo Renda al basso. Altra presenza nota.
alla nostra città e non solo. E poi c'è Flame, una vera e propria rivelazione, una voce d'angelo. E mi chiedevo infatti mentre ti ascoltavo con questa dolcezza, sensibilità, è un po' in contrasto con le tensioni del mondo là fuori, no? Tu riporti ovviamente tutto in musica, però ci stai a dire che è un po' la tua esperienza di chi guarda dalla finestra mentre tutto il mondo si muove e tu racconti dal tuo interno quello che significhi davvero essere un testimone del tempo, bello, brutto, vabbè, ai posteri lardo la sentenza, però intanto tu ti racconti. Sì, esattamente. Diciamo che raramente mi capita di scrivere pezzi basati più che altro su altre persone. Infatti questo è un po' il ruolo che per me ha la musica, ovvero quello di mettere tutto in prima persona, perché la musica c'è in qualsiasi momento della tua vita, che possa essere felicità, tristezza, dramma, qualsiasi cosa, la musica è lì, in qualsiasi forma e colore di cui tu hai bisogno fondamentalmente. E io personalmente nella musica ho sempre cercato questa prima persona per diventare parte di essa e quindi sentirmi parte della musica, quindi per questo che ho sempre, diciamo, cercato di interiorizzare il tutto e renderlo universale, almeno ci provo. E ci stai riuscendo. Ma sai, per tutti coloro i quali ti stanno guardando e ascoltando per la prima volta probabilmente, si staranno chiedendo, ma di dove sono? Ma da dove esce fuori questa ragazza con questa capacità, la chitarra? Sei veramente un personaggio, uno strano personaggio piovuto dal cielo e ci incuriosisci moltissimo. Come vi siete formati? Allora, io diciamo che scrivo da quando sono piccolina, da quando ho 13 anni che ho composto il primo pezzo. Ovviamente diciamo, è uno di questi che ci hai fatto ascoltare? No, la più vecchia tra quelli che vi faremo ascoltare è Like a Fish, che l'ho scritta circa 7 anni fa. Diciamo che io ho intrapreso il percorso quando ero piccola, diciamo da musicista più o meno, facendo clarinetto, poi sassofono, e poi io ho riscoperto successivamente la chitarra, dove ho studiato principalmente l'autodidatta, diciamo improvvisandomi chitarrista, fino a che poi non ho incontrato il mio maestro, il grande Edoardo Blasetti, che da circa 2 anni subisce qualsiasi tipo di mia ansia e insomma, diciamo, ci siamo un po' trovati così. E poi successivamente, anche grazie a Ginevra, che è un'altra ragazza che fa parte di questo progetto, che lei sta sempre dietro le quinte, abbiamo conosciuto Umberto, magnifico Umberto, certo. E successivamente poi per via dell'ultimo progetto ho avuto il piacere di conoscere anche Vincenzo, diciamo trapiantato in questo progetto anche grazie a Edoardo, perché loro si conoscono da molto tempo, ecco. Sì, quindi, sì, lo so, ho seguito le loro strade passate, spero anche future, perché sono musicisti di grande talento e estremamente appassionati, riescono in moltissimi generi. E mi piace anche la tua posizione di regina davanti a un microfono con la tua Gibson. In realtà la sua. Non fa niente, però ti sta benissimo, quindi grande Edoardo. Sì, ma com'è? È cattivo? Esigente? No. È umano. È umano, non lo vuole far vedere, ma lo è. Nei video che io ho visto, ovviamente, perché mi sono incuriosita moltissimo e quindi sono andata a guardarvi qua e là in varie situazioni che avete filmato, infatti c'è sempre Ginevra, è presente anche oggi, sì, sì, che salutiamo, la tua assistente personale, e si respira comunque un clima di grande cordialità, di convivialità, quindi l'amicizia salverà il mondo. Sì, assolutamente, infatti io penso che la cosa, diciamo, il game changer della situazione sia proprio il fatto che non solo abbiamo un obiettivo unico, ma c'è anche il rispetto di arrivare lì come gruppo, nel senso come persone che collaborano. Infatti anche Antonio Priori, che è il nostro, insomma, mio amico da una vita proprio, lavoriamo sempre insieme anche per i video e queste cose così, però sempre, diciamo, con l'ottica dell'amicizia, con lo scopo poi di fare un progetto più grande, però certo. Sì, l'amicizia, diciamo, il sostegno, il supporto morale e supporto è la base di tutto. Sì, anche la creatività, perché se non viene compresa quella puoi averne tante di idee, ma se intorno a te non trovi chi le appoggia, chi le realizza, ma anche il fatto stesso di poterle condividere, questa è la più grande fortuna. E poi ovviamente penso allo stesso livello il talento. Quindi abbiamo aperto con Like a Fish e adesso andiamo ad assaporare il secondo pezzo per Flame.
The Flame, secondo pezzo qui a Music Garage, ci hai veramente deliziato, grazie di cuore. Io vorrei dire una cosa sul conto di Fiammetta Nisio. Lei è figlia d'arte e chi è di questo luogo ha sicuramente conosciuto
suo padre, maestro Nisio, quindi sei una figlia d'arte a tutti gli effetti e penso che tu abbia ereditato moltissimo. A casa tua immagino la musica fosse e sia da sempre. È anche troppa. È importante quanto il cibo. Sì, sì. Non si può vivere d'altro se non di musica quando c'è un maestro così attento, premuroso. E quindi il fatto che tu ce lo possa ricordare è veramente bello. Capisco che per un figlio d'arte sia anche una grande responsabilità, proseguire un po' il percorso del proprio padre che ha così tanto, no, da raccontare ancora oggi, quindi mi fa piacere e grazie che insomma ne abbiamo potuto parlare, perché sai, pensavo di creare un po' il magone del momento, ma tu sei una donna assolutamente forte e hai preso bene tutte le sue direttive, diciamo. Beh, ce lo stai dimostrando, Flame. Avete progetti per il futuro? Sì. A me, nel senso, non si smette mai. Ahimè, mi piace moltissimo perché chiaramente si sente che vivi all'estero, diciamolo, perché in questo momento sei altrove. Sì, si può dire? Mi trovo a Edimburgo. Ecco, quindi... appunto, ahimè, c'è sta tutto. Che fai a Edimburgo? Suoni, sì? No. Aia. Cioè, sono sempre nella mia dimensione, diciamo, curo sempre il progetto, però al momento mi destreggio tra cameriera e barista. Ah, bellissima esperienza. Sì, sì, no, devo dire. L'ho fatta anch'io da giovane, devo dire che ad oggi è uno dei ricordi più belli. E poi, per imparare la lingua è favoloso. Cioè, devi pure studiare, ovviamente, devi fare tutto quello che c'è da fare. Però vuoi mettere. No, appunto. E tu cantagli qualcosa mentre così la mancia. Sì, io ci provi, dico, mettete la playlist. Esatto, sì. Esatto, fallo, dipende. Fallo, anche perché da quelle parti la musica è importante, viene ascoltata veramente con l'orecchio giusto, l'atteggiamento giusto, vorrei dire, e penso che tu questo me lo possa confermare. Sì, 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 io fin da quando mi sono trasferita, e comunque era il 2017, diciamo che c'è sempre stato uno spazio dedicato alla musica. Purtroppo non sono stata in grado di sfruttarlo perché al momento ero ancora un po' nell'ottica come musica uguale hobby. Invece ad oggi proprio vorrei rendere questa, diciamo, proprio la mia carriera. Più che altro perché mi rendo conto che è l'unica cosa che mi dà soddisfazione nel farlo in maniera quotidiana, sistematica e viva. Ecco. Certo. Quindi per il futuro io, insomma, mi... prospetto, insomma, cose positive. E noi siamo qui al tuo fianco, al vostro fianco, a far sì che, ecco, il fatto già che Music Garage vi abbia dedicato questo spazio sta a significare che crediamo nel vostro progetto e vogliamo che vi conoscano nel modo più assoluto, e spero tanto che i pezzi che state producendo, che state creando, possano al più presto trovare una casa discografica, segua quindi il primo CD con tutta la parte creativa di cui parlavi poco fa. Come ultimo pezzo, terzo ed ultimo pezzo, so che la tua band se ne starà in silenzio e insieme a me ascolterà la tua incantevole voce, perché in realtà è un pezzo voce chitarra, sì, ovviamente da te composta. Sì. Come si intitola? Anyway. Anyway, è stato un piacere, Fiammetta. Anche per noi. Flame, mi piace moltissimo. Ragazzi, grazie per essere stati qui, alla prossima. Grazie a voi. Flame, a Music Garage, alla prossima. Try to understand.
trying to be perfect. Deep down, I know it's a strange you leaving my rusty old. You come in and stay. Deep down, you know you never had the guts to open a goddamn door. Never I stopped you. Servizi di edilizia, assistenza e pronto intervento. Tutto questo è Lodovici Fabbricanti. Sognare, inventare, costruire. Acqua di Fonte Cottorella, dalla fonte, direttamente a casa tua. Acquistala su www.cottorella.com.